Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto il glitch dei soldi da fare al nightclub e da fare da soli, ragazzi. Mi raccomando, fate bene attenzione a ciò che vi andrò a dire. Allora, come vedete, questa è la data di oggi e per fare questo glitch, ragazzi, abbiamo bisogno di una crew buggata. Però adesso andiamo a vedere passo per passo come fare, perché molti mi hanno chiesto di far vedere proprio tutto e quindi andiamo a far vedere proprio tutto. In descrizione di questo video, ragazzi, troverete questo link, questo che vi sto indicando qui. Una volta che avrete questo link, vi basterà cliccarci sopra, vi porterà sul Social Club Rockstar, in cui dovrete inserire le vostre credenziali. A me mi ha fatto entrare normalmente perché sono registrato, ho le credenziali salvate e cazzate varie. Come vedete, ragazzi, questa è la crew. Io sono nella crew, adesso vado a lasciare la crew proprio per farvi vedere che cosa dovete fare. Arrivate qui e entrate nella crew. Non fate caso a me, che io ce l'ho in inglese il social club e quindi c'è scritto join. Però comunque sia, entrate nella crew. Qualcuno, ragazzi, mi ha detto che la crew è piena, però avete visto che ci sono 211 membri e arriva fino a 1000 membri, quindi ragazzi vi basta solo entrare. Allora, una volta che sarete entrati nella crew, potrete andare su GTA. Ovviamente questo lo dovete fare prima di entrare nel gioco, insomma, entrare nella crew dovete farlo prima di entrare nel gioco. Come vedete, Centurion Crew, ma io sono attualmente nella mia crew, le Tigri di Roma, ragazzi. Quindi andiamo a vedere il resto. Allora, io a questo punto, come vi ho già detto, sono attualmente nella mia crew, le Tigri di Roma, e adesso vi vado a spiegare il perché. Perché con la nostra crew attuale, in cui avremo già rango 10, il logo crew sbloccato e tanti altri cazzi, ragazzi, dovremo mettere il logo su 3 auto. Io dico 3, poi potete metterne anche 4, potete metterne anche 2. Io però vi garantisco che con 3, ragazzi, vi dà il perfetto timing per poter fare il glitch. È la soluzione che tanti mi dicono, ma a me non dà il tempo di andare verso l'ascensore, a me non si bugga, a me compaiono subito. Qui in questo modo, ragazzi, così in questo modo potrete diciamo avere un bel po' di tempo, ragazzi, avrete veramente un bel po' di tempo a disposizione per fare il glitch. Ma passiamo al glitch. Quindi in questo piano, che è il secondo piano, ragazzi, dobbiamo avere quante più LG vogliamo duplicare e l'auto che vogliamo duplicare, ok? Nello stesso piano dove abbiamo le auto con il logo crew. Mi raccomando, il logo crew mettetelo quando siete nella vostra crew principale, perché altrimenti quando passerete nella Centurion crew, nella crew del Team Glitch, insomma, non vi lascerà mettere il logo crew perché non avete il rango 10. Quindi fatelo prima e poi vi ritroverete il logo, anche se è diciamo invisibile, ve lo ritroverete. Quindi a questo punto, quando avete messo il logo, quando avete il respawn al night, io ve lo dico per non perdere tempo, insomma, fate un cambio crew, vi riporterà al cambio personaggio, ragazzi,
e una volta che sarete nel cambia personaggio vi basterà selezionare nuovamente il personaggio con cui stavamo giocando. È abbastanza semplice come passo, ragazzi, non ci vuole una grande scuola, fin qui penso che lo capiate tutti. Una volta che abbiamo fatto questo, ci riporterà in una sessione pubblica. Io per comodità, ragazzi, vado in una sessione privata, quindi me ne vado nel creatore, però potete anche andare nella storia e creare una sessione privata, ma io per comodità faccio così, vado nel creatore, creo una sessione solo inviti e sono pronto per cominciare il glitch, ragazzi. A questo punto, ragazzi, siamo in una sessione solo inviti nel garage B2, dove vogliamo fare il glitch, dove abbiamo le auto con il logo crew e le auto da duplicare. Quando siamo qui, ragazzi, dovremo diventare Motorcycle Club, quindi una volta diventati presidenti andiamo a scambiare le tre auto che hanno il logo crew, ragazzi, e come potrete vedere scompariranno. Adesso io le vado a scambiare tutte e tre tra di loro e come potete vedere scompariranno, ragazzi, quindi ci daranno un botto di tempo per poter fare tutto ciò che noi vogliamo. Quindi a questo punto l'unica cosa che ci rimarrà da fare sarà prendere e duplicare l'auto che vogliamo duplicare. Per duplicare l'auto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in un altro garage a caso, che non sia quello in cui stiamo duplicando, ovviamente, e una volta che saremo nell'altro garage incominceremo a fare il glitch. Allora, ragazzi, io questa schermata nera ve l'ho lasciata apposta perché questa qui è tutta la tempistica, il timing in pratica, che voi avete per poter fare il glitch, anche di più, ragazzi, perché adesso lo andremo a vedere. Quindi vi mettete qui, selezionate il piano numero 2 dove state facendo il glitch, schiacciate X, poi tasto Option, andate in Criminal Starter Pack, dopodiché andate in attività, avvia attività, create da Rockstar e avviate una missione, la prima missione che vi capita. Vedete, io lo sto facendo in tempo tranquillo, ragazzi, non mi sono neanche sbrigato, non c'è rallenti, non c'è un cazzo. Quindi una volta che state qui dentro aspettate che vi carica il cerchio e uscite, vi girate, vi dirigete verso la porta dell'ascensore e selezionate un piano qualunque, ragazzi. Come potete vedere vi rimarrà buggato il radar e da qui in poi possiamo duplicare. Quindi ci dirigiamo verso il pallino azzurro e andremo a scambiare l'auto che vogliamo duplicare. Io in questo caso sto duplicando la Dominator, però potete duplicare qualunque auto purché non sia di lusso, intendo auto di leggendari motorsport, ragazzi. Quindi una volta fatto ciò prendete la Dominator che vedete, uscite fuori e vi chiamate il centro operativo mobile. Qualcuno ha lamentato che non gli compare il centro operativo mobile. Allora, ragazzi, se non vi compare il centro operativo mobile scendete dal veicolo e richiamate il centro operativo mobile, come avete potuto vedere. A questo punto sarete pronti a mettere l'auto dentro il centro operativo mobile per salvarla. Nel centro operativo mobile, ragazzi, ci deve essere sì o sì il deposito veicoli personale, perché altrimenti non vi farà entrare. Questo ve lo ripeterò all'infinito, ragazzi. Le targhe personalizzate, anche se in alcuni glitch non servono, però comunque sia preventivamente cercate sempre di usare targhe personalizzate in maniera tale da evitare qualunque problema, anche se ci sono glitch in cui le targhe cambiano ogni volta. In quel caso non serve usare una targa personalizzata, ragazzi. Quindi andremo a rivedere un'altra volta, vi faccio rivedere brevemente un'altra volta il glitch. Come vedete qui abbiamo fatto già un clone. Io adesso andrò a ripetere nuovamente il glitch, ragazzi.
Quindi per ripetere il glitch, che cosa dobbiamo fare? Andiamo in un altro piano che non è il piano dove stiamo duplicando. Vedete quanto tempo ci mette, ragazzi? Questo è tutto il timing che voi avete per poter fare il glitch. Io come ho già detto, questa schermata l'ho lasciata, siccome sono buggato già il gioco mi dà addirittura ancora più tempo, ragazzi, e questo è tutto il tempo che noi avremo per entrare nell'attività, uscire, girarci e andare verso l'ascensore. Quindi partiamo per fare il glitch. Ci posizioniamo sul garage numero 2, che è quello dove stiamo facendo il glitch. Start online, Criminal Enterprises Starter Pack, attività, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Quando saremo dentro la missione, premeremo cerchio come ne avremo la possibilità e usciremo da un lavoro da titano, raga. È semplice, è semplicissimo. Una volta qui vi girate, vi dirigete qui e selezionate un piano qualunque. Vedete? Io ho avuto tutto il tempo di questo mondo per poter fare il glitch. Quindi una volta qui, e vedete che le auto ancora non compaiono. Una volta qui l'unica cosa che dovete fare è scambiare l'auto con una LG RH8 e rifare il passo del centro operativo mobile. Ragazzi, potete anche salvarle nel CEO le auto, a patto che nel CEO abbiate l'officina e un posto libero, ragazzi, perché altrimenti se vi comparirà la scritta garage pieno, non appena entrerete in garage, non appena sarà in garage, il clone sparirà. Come vedete, ragazzi, la magia dell'editing. Usciamo dal night e ci troviamo nel com. Comunque sia, ragazzi, spero di avervi chiarito le idee un pochino a tutti quanti su come funziona questo glitch. Detto questo, ragazzi, l'unica cosa che vi posso dire, approfittatene. Un salutone a tutti e al prossimo video. Ciao belli.